Alla fine, anche i due simboli del Capodanno in Versilia hanno mollato. La bussola di Focette e la capannina di Franceschi hanno rinunciato al veglione di San Silvestro. L'ultimo decreto Covid aveva già vietato i veglioni in discoteca, ma i due storici locali hanno deciso di annullare anche la cena spettacolo al tavolo, una formula che ad oggi è consentita. Sulla pista di Forte dei Marmi era atteso lo show di Jerry Calà, ma il patron Gherardo Guidi ha preferito non mettere a rischio la clientela né il personale. Stessa prudente decisione comunicata oggi dallo staff della bussola, che ha cancellato anche tutti gli eventi fino al 31 gennaio, sperando nella riapertura a febbraio. Terranno le saracinesche abbassate anche diversi ristoranti, piegati da quarantene e disdette. Si prospetta un ultimo dell'anno surreale, simile a quello dello scorso anno, spente le luci dei locali e spente quelle delle piazze. I comuni hanno infatti deciso da tempo di non organizzare niente, da Viareggio a Forte dei Marmi, da Pietrasanta a Camaiore. E non andrà meglio per il primo dell'anno. A Viareggio non ci sarà neppure quest'anno l'ormai classico tuffo di Capodanno dal belvedere delle maschere, che aveva toccato nel 2020 il record di 672 partecipanti pronti a sfidare il freddo. Oggi è stato deciso inoltre di chiudere al pubblico il concerto di Capodanno della Fondazione Festival Puccini, ospitato dai Cantieri Codecasa. Si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso in streaming sui canali social del Comune e della Fondazione. Un augurio dal divano di casa per sperare in un 2022 che possa davvero essere diverso dagli ultimi 2 anni.